perché si sono incazzati i pastori? Perché arrivavano in Sardegna le pecore rumene, che bellavano il rumeno, quindi l'hanno conosciuto subito. Beschi, vedroschi. È questo, è la schizofrenia di questo mondo occidentale che è imploso. Portare le mezzo da fare da parte. Ma io lavoravo con dei premi Nobel, lavoravo in rete ovviamente. Herman Daly, il senior manager della Banca Mondiale, che era lui che mi insegnava queste cose qua, che mi diceva che la Gran Bretagna ha esportato 28 milioni di litri di latte, esportati, e ne ha importato 27 milioni. Ma che cazzo vuol dire? Ci portiamo il latte da tutte le parti, uno si beve il suo, ma è normale, no? E allora è questo, la Danimarca esporta biscotti negli Stati Uniti, gli Stati Uniti esportano biscotti in Danimarca, me lo insegnava lui. Ma che senso ha? Uno dice, beh, saranno biscotti diversi. E allora perché cazzo non si scambiano la ricetta? Dicevo questo. Le idee devono viaggiare, non le merci, le idee. Ma queste le cose, ve le ripeto, perché le dico da 20 anni, ve lo giuro. E io sono un populista, un'antipolitica. E allora, questa gente che lì, le aziende chiudono, il debito aumenta. Noi, aumenta il debito. Questa gente è matta completamente, non gliene frega nulla. Loro mettono lì il loro 1 più 1 fa 2 perché sono economisti, ragionieri, spietati, e se 1 più 1 fa 2 e comporta lo smantellamento dello Stato sociale, quello che vogliono fare, togliere i diritti ai lavoratori di qualsiasi genere, quando gli italiani saranno ridotti come i cinesi e saranno impiegati come i cinesi nelle aziende, allora vedrai che le banche finanzieranno le aziende. Ma questi sono veramente dei farabutti. Farabutti, perché non si parte dal basso. Noi siamo un paese ormai fallito, noi incassiamo 450 miliardi di tasse, un quarto vanno a pagare gli interessi sul debito, e il debito non ce l'abbiamo noi tra noi, come i giapponesi, l'85% è in mano alle banche, e 3 banche detengono quasi più di un terzo del nostro debito, francesi, inglesi e tedesche, e siamo nell'euro, e non possiamo scappare. Non possiamo dire andare lì al banco, diminuirci gli interessi, fermiamo un attimo il debito, non ce la facciamo. Perché le banche vanno avanti, se ne battono i coglioni, non danno prestiti, abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa, i salari più bassi d'Europa, siamo finiti. E non c'è una luce che dice, cazzo, cosa succederà? Niente. Vogliono far pagare il debito pubblico al patrimonio privato, alla tua casa, al tuo risparmio, alle tue cose. Ti sei fatto un culo così e paghi il debito che hanno fatto loro. E siamo aspettati. Basta, perché non c'è, se siete qua è perché avete capito che non sapete dove rivolgervi, è questa la spiegazione. De Paolo, tu prendi la pensione e lui non la paga più la pensione. No, ha ragione, le pensioni, 19 milioni di pensionati, ma vi sembra normale? Noi dobbiamo agire immediatamente, mettere un tetto massimo alle pensioni di 4-5 mila euro e il resto metterlo in un fondo di sviluppo per i giovani. Ma stiamo scherzando veramente? Ma tu chiedi sacrifici a lui, e abbiamo pensioni doppie, triple in Parlamento, 40 mila euro al mese a marzo, abbiamo un Presidente della Repubblica che va a commemorare i partigiani, porca puttana, e la Presidenza della Repubblica costa 240 milioni all'anno, 4 volte il Vaticano. Ma questi qui, chi si ricorderà fra 6 mesi? Non sapremo neanche chi sono questi qui. Ma voi mettere, noi potevamo avere presidenti diversi, ma tutti quelli che vanno contro questo sistema marcio scompaiono, o in modo violento, o in altre cose, o li metti l'hanno accantonato. Ma Ambrosoli l'hanno fatto fuori, Falcone e Borsellino l'hanno fatti fuori. Ma noi potevamo avere presidente uno come Borsellino, porca puttana, non presidente di partiti. Ma vi ricordate? Paperina è qua, Paolo Marina, sai. Pertini, ve lo ricordate Pertini? Aveva un appartamento di 60 metri quadri, andava a abitare fuori da Quirinale, prendeva il treno. Io ho girato mezzo Europa, ma ve lo giuro sui miei figli, sono stato invitato dal ministro dell'energia a Londra in Parlamento, il ministro è arrivato in bicicletta con la stessa, con suo figlio, per mano. Io voglio questa classe politica, non altro blu, carabinieri e giubbotti antiproiettile. E noi facciamo questo, e questa gente che cosa fa? Crea l'odio sociale.
adesso andiamo a comprare macchine nuove, te sei 400 macchine? No. Sì, avevo bloccato. Avevo bloccato, non compra più, se no andiamo a casa, la gente c'è in casa, è brutto. Allora, non le compra più. Sono in preda al panico. La Frignero ha fatto 350.000 esodati. Poi ha detto, ci sono quelli che per 7 anni non c'hanno pensione né stipendio. Ma pensa a te.